Ciao a tutti e ben ritrovati. Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa simpatica zebra. Per il nostro progetto ci servirà della lana acrilica bianca e nera e io lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Per fare la testa avviamo un anello magico. All'interno lavoriamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello, chiudiamo con una maglia bassissima, poi mettiamo un segno. E nel secondo giro lavoriamo 2 maglie basse in ogni maglia bassa sottostante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Nel quarto giro lavoriamo 2 maglie basse, una, due e un aumento, per un totale di 24 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse e un aumento, per un totale di 30 maglie basse. Adesso lavoriamo 4 giri di maglie basse così come si presentano. Terminiamo di lavorare l'ultima maglia bassa del giro agganciando il filato bianco, così, e nel prossimo giro lavoriamo le nostre 30 maglie basse con il filato bianco. Rimettiamo il segno e nel prossimo giro lavoriamo 4 maglie basse e un aumento. 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Adesso, sempre con il colore bianco, lavoriamo 2 giri di maglie basse così come si presentano. Terminiamo di lavorare l'ultima maglia del giro riprendendo il filo nero e chiudiamo così. Adesso con il filato nero lavoriamo 2 giri di maglie basse. Riprendiamo il filo bianco, chiudiamo l'ultima maglia e adesso lavoriamo 2 giri di maglie basse con il filo bianco, così come si presentano. Cambiamo il colore e nel prossimo giro lavoriamo 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro, torneremo a 30 maglie basse. Sempre con il colore nero, nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse,
una, due, tre e una diminuzione, per un totale di 24 maglie basse. Eliminiamo l'ultima diminuzione riprendendo il filo bianco e nel prossimo giro lavoriamo 2 maglie basse e una diminuzione, per un totale di 18 maglie basse. A questo punto inseriamo l'imbottitura e sempre con il filo bianco proseguiamo con le diminuzioni e lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione, per un totale di 12 maglie basse. Terminiamo l'ultima diminuzione riprendendo il filo nero e nel prossimo e ultimo giro lavoriamo tutte diminuzioni. Per Ci troveremo alla fine con un totale di 6 maglie basse. Arrivati alla fine, tagliamo i fili. Questo lo teniamo un po' lungo. Poi andiamo a tagliare anche il filo bianco che non ci serve più. Prendiamo il filo bianco all'interno del lavoro e con l'ago andiamo a chiudere questi ultimi 6 punti. Ecco pronta la testa. Adesso andiamo a fare le orecchie. Allora, qui ho avviato un anello magico con 6 maglie basse. Nel secondo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino alla fine, per un totale di 9 maglie basse. Nel terzo giro lavoriamo le maglie basse così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 2 maglie basse e un aumento per un totale di 12 maglie basse. Adesso lavoriamo 2 giri di maglie basse così come si presentano. Adesso lavoriamo 2 maglie basse e una diminuzione, torneremo a 9 maglie basse. Adesso lavoriamo un giro di maglie basse. Nel prossimo e ultimo giro lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione per un totale di 6 maglie basse. Tagliamo il filo, ne teniamo un po' per la cucitura e ne prepariamo un altro uguale. Per fare il corpo avviamo un anello magico di 6 maglie basse, nel secondo giro lavoriamo tutti aumenti per un totale di 12 maglie basse. Chiudiamo l'ultima maglia bassa agganciando il filo bianco e nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Mettiamo un segno e nel prossimo giro, sempre con il filato bianco, lavoriamo 2 maglie basse e un aumento per un totale di 24 maglie basse. Riprendiamo il filo nero e nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse e un aumento per un totale di 30 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo 4 maglie basse e un aumento per un totale di 36 maglie basse. Riprendiamo il filo bianco e lavoriamo 2 giri di maglie basse con il filo bianco così come si presentano. Chiudiamo l'ultima maglia bassa con il filo nero. E adesso lavoriamo un giro di maglie basse. Mettiamo un segno e lavoriamo 4 maglie basse e una diminuzione,
Torneremo a 30 maglie basse. Riprendiamo il filo bianco e lavoriamo un giro di maglie basse così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse e una diminuzione per un totale di 24 maglie basse. Cambiamo colore e adesso lavoriamo 2 giri di maglie basse così come si presentano. Riprendiamo il filo bianco e lavoriamo 2 maglie basse. Una diminuzione per un totale di 18 maglie basse. Adesso lavoriamo un giro di maglie basse così come si presentano. Riprendiamo il filo nero e lavoriamo un giro di maglie basse così come si presentano. Chiudiamo con una maglia bassissima e poi tagliamo il filo. Ne teniamo un po' per la cucitura e poi andiamo a imbottire. Adesso facciamo le zampe. Allora avviamo un anello magico con 5 maglie basse. Nel secondo giro lavoriamo tutti aumenti per un totale di 10 maglie basse. Nel terzo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento per un totale di 15 maglie basse. Nel quarto giro lavoriamo 2 maglie basse e un aumento per un totale di 20 maglie basse. Adesso lavoriamo 3 giri di maglie basse così come si presentano. Cambiamo colore e nel prossimo giro lavoriamo 2 maglie basse, una, due e una diminuzione. Torneremo a 15 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie così come si presentano. Riprendiamo il filo nero e nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse, una, due, tre e una diminuzione. Alla fine del giro avremo un totale di 12 maglie basse. Nel filo nero lavoriamo un giro di maglie basse così come si presentano. Riprendiamo il filo bianco e chiudiamo l'ultima maglia e adesso lavoriamo l'ultimo giro di maglie basse con il filo bianco. Chiudiamo con una maglia bassissima e poi tagliamo i fili. Quello bianco lo teniamo un po' più lungo, che ci servirà poi per cucire, e quello nero lo andiamo a tagliare. Andiamo ad inserire l'imbottitura. Adesso prepariamo le zampe anteriori. Allora avviamo un anello magico con 6 maglie basse. Nel secondo giro lavoriamo tutti gli aumenti per un totale di 12. Nel terzo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Adesso lavoriamo 3 giri di maglie basse così come si presentano. Agganciamo il filo bianco e nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa. E una diminuzione. Fino a ottenere un totale di 12 maglie basse. Adesso lavoriamo un giro di maglie basse così come si presentano. Riprendiamo il filo nero e nel prossimo giro lavoriamo 2 maglie basse, una, due e una diminuzione.
per un totale di 9 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie così come si presentano. Riprendiamo il filo bianco e lavoriamo altri due giri di maglie basse così come si presentano. Adesso lavoriamo due giri con il colore nero. Adesso lavoriamo altri due giri con il colore bianco. Agganciamo nuovamente il filo nero e adesso lavoriamo un giro di maglie basse. Inseriamo l'imbottitura solamente nella parte finale della zampa. Lasciamo libero tutto il resto della zampa e naturalmente ne prepariamo un'altra uguale. A questo punto abbiamo tutti gli elementi che vanno a comporre la nostra zebra. Iniziamo a cucire la testa al corpo, facendo attenzione di tenere questa posizione, per cui mettiamo questa parte dietro, così, e questa parte della testa sotto, vedete? Così. Ci aiutiamo con degli spillini. E poi iniziamo a cucire. Successivamente andiamo a cucire le orecchie.
Adesso facciamo la criniera. Allora, tagliamo tanti pezzettini di filo bianco e nero della stessa lunghezza, poi a due, così inseriamo l'uncinetto tra le due orecchie, agganciamo i due fili, così. E li facciamo passare. Così. Poi facciamo una fila di bianchi. Poi Ed ecco pronta la nostra zebra. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Io come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial. Ciao!